Quali sono i 7 batteri più pericolosi della storia del mondo? È quello di cui parleremo all'interno del video di oggi. E allora io sono Marco, sono laureato in biologia e vi condurrò in questo viaggio un po' macabro alla scoperta dei 7 batteri più pericolosi di sempre. Prima di partire con la nostra classifica, che ovviamente andrà a rovescio, quindi dalla posizione 7 alla posizione numero 1, vi dico che questa classifica è basata sulla letalità dei batteri in questione e allora cerchiamo brevissimamente di capire cosa si intende per letalità. Le malattie infettive umane possono essere caratterizzate da un tasso di letalità, ovvero dalla percentuale di persone con diagnosi di una malattia che perdono la vita a causa di essa e... Unito a questo fatto vi devo anche dire che in descrizione trovate la pagina inglese di Wikipedia dalla quale per comodità ho reperito tutti i dati che utilizzerò in questo video. E allora partiamo dalla posizione numero 7. Alla posizione numero 7 troviamo la leptospirosi causata dai batteri del genere Leptospira. Il tasso di letalità della malattia può arrivare a circa il 30%. La leptospirosi è anche chiamata febbre da campo o febbre dei ratti ed è causata da un batterio chiamato Leptospira. Si tratta di un'infezione del sangue che può infettare l'uomo, i cani, i roditori e molti altri animali selvatici e domestici. Il batterio si può trovare in acque contaminate e può essere trasmesso all'uomo proprio a causa di queste acque, oppure per il contatto fra l'uomo e alcuni animali infetti. I sintomi della leptospirosi includono febbre, nausea, vomito, dolori muscolari, mal di testa, ma non è finita qui perché la malattia può anche evolvere verso forme molto più pericolose. In alcuni casi la malattia può progredire e causare gravi danni a reni, fegato ed altri organi vitali. Tuttavia bisogna dire che la maggior parte dei casi di leptospirosi si risolve spontaneamente e l'inizio precoce di una terapia antibiotica può prevenire la progressione della malattia verso la sua forma più grave. Passiamo allora alla posizione numero 6, occupata dalla tubercolosi. La tubercolosi è causata da Mycobacterium tuberculosis e ha una letalità che può raggiungere picchi del 43%. Il batterio in questione si diffonde molto facilmente attraverso l'aria quando una persona starnutisce o tossisce. Quello che non tutti sanno riguardo alla tubercolosi è che essa può andare a colpire tutte le zone del corpo, vari organi sparsi per tutto il corpo umano, perché comunemente si associa questa malattia ai polmoni. In effetti i polmoni risultano essere gli organi maggiormente colpiti e la forma polmonare della tubercolosi è quella più grave. Se non trattata la tubercolosi può facilmente risultare fatale, però per fortuna abbiamo a disposizione numerose armi contro di essa. Diversi antibiotici possono andare ad agire contro la tubercolosi e per la malattia esiste anche un vaccino. Un vaccino in questo caso che si occupa della prevenzione da un batterio e non da un virus come avviene comunemente. Una buona notizia riguarda il fatto che possiamo proteggerci con facilità dalla tubercolosi coprendo la bocca e il naso quando tossiamo, avendo una buona igiene e mantenendo pulito l'ambiente circostante. Però dobbiamo anche dire che purtroppo ci sono anche due cattive notizie riguardo alla tubercolosi. La prima riguarda il fatto che tutte le procedure preventive possono non essere abbastanza per le persone immunodepresse. La seconda spiacevole notizia riguarda invece il fatto che purtroppo si stanno diffondendo delle forme di tubercolosi antibiotico resistenti. Passiamo alla posizione numero 5, in cui troviamo il tetano. Il tetano è una malattia causata da Clostridium tetani e può avere una letalità di circa il 50%. Il tetano in realtà non è causato dal batterio Clostridium tetani, bensì da una tossina prodotta da esso. Questo batterio si trova nel terreno, nelle feci e nell'intestino di alcuni animali e il tetano si verifica nel momento in cui la tossina entra nel nostro corpo attraverso una ferita aperta oppure una lesione. La tossina prende il nome di tetanospasmina e può particolarmente essere pericolosa dal momento in cui è in grado di indurre uno spasmo muscolare continuo, per cui i muscoli del nostro corpo rimarranno perennemente tesi. Chiaramente questo risulta essere molto pericoloso nel caso in cui vengano coinvolti i muscoli respiratori che, rimanendo sempre tesi, non riusciranno a permetterci di respirare. Questo è il motivo per cui il batterio risulta essere particolarmente pericoloso, però anche qui abbiamo una buona notizia e la buona notizia è che c'è un vaccino a disposizione contro il tetano. Passiamo ora alla posizione numero 4, posizione occupata dalla
peste. La peste è causata dal batterio Yersinia pestis e può avere una letalità superiore al 50%. Come ben sappiamo, la peste ha segnato la storia umana con epidemie devastanti. Tra di esse, la peste nera del XIV secolo causò milioni e milioni di vittime in tutta Europa. La conosciamo molto bene, la troviamo nei libri di storia, e la scienza ci dice che principalmente il batterio è trasmesso in seguito a morsi da pulci infette. Una volta trasmesso all'uomo, il batterio può causare tre forme principali di peste: la peste bubbonica, quella polmonare e la peste septicemica. La peste bubbonica risulta essere la meno pericolosa delle tre, però della peste parleremo nello specifico all'interno di un prossimo video, per cui ora passiamo al podio e alla posizione numero 3. Lo scalino più basso del podio è occupato dalla febbre dei conigli. La febbre dei conigli, anche chiamata tularemia, è causata dal batterio Francisella tularensis e può avere un tasso di letalità del 60%. Come ci indica il nome della malattia, ovviamente questo batterio può essere trasmesso da lepri o conigli. E la trasmissione e il passaggio dagli animali all'uomo avviene per via di punture di parassiti, quindi di insetti, per l'ingestione del batterio stesso o per l'inalazione del batterio. Francisella tularensis va a infettare principalmente i globuli bianchi, ma il decorso della malattia è diverso a seconda della via di esposizione al batterio. Principalmente le infezioni coinvolgono i polmoni oppure l'apparato gastrointestinale e possono essere letali se non trattate. Passiamo al secondo scalino del podio. Alla posizione numero 2 troviamo l'antrace. L'antrace è una malattia causata da Bacillus anthracis che può avere una letalità dell'85%. L'antrace è una infezione acuta causata dal batterio Bacillus anthracis che può facilmente passare dagli animali all'uomo per via di un contatto diretto con questi animali infetti oppure per l'inalazione di spore del batterio oppure per ingestione di cibo contaminato da queste spore del batterio. Dell'antrace esistono tre forme diverse, classificate in base a come il batterio è stato trasmesso all'uomo. L'infezione più frequente è quella di tipo cutaneo, troviamo poi una infezione polmonare e infine troviamo una infezione gastrointestinale. La forma cutanea è la forma più comune e si verifica quando le spore entrano attraverso ferite sulla pelle. Si manifesta principalmente come una lesione cutanea dolorosa che può essere di colore nero, colore che tra l'altro dà il nome alla malattia, mentre invece la forma polmonare dell'antrace si verifica quando le spore vengono inalate. È la forma più grave della malattia e può causare sintomi respiratori molto molto gravi. Infine, esiste una terza forma intestinale di antrace che si verifica quando le spore vengono ingerite solitamente attraverso cibo contaminato. Questa forma può causare ovviamente sintomi gastrointestinali, nausea, vomito, diarrea, eccetera, ma comunque risulta essere la forma meno grave. E ora passiamo allo scalino più alto del podio. Passiamo alla posizione numero 1, occupata dalla morva. La morva è causata da Burkholderia mallei e ha un tasso di letalità del 95%. Si tratta di una malattia infettiva e contagiosa degli equini che ha un decorso cronico, però risulta essere trasmissibile all'uomo. La trasmissione del batterio avviene per contatto diretto con fluidi o con tessuti corporei di un animale infetto e l'ingresso avviene attraverso abrasioni della pelle, superfici della mucosa nasale e orale oppure per inalazione. Fortunatamente, anche per questo batterio che risulta essere il più letale di tutti, esistono degli antibiotici, così come per tutti i batteri che abbiamo elencato nel corso di questo video che ora andiamo a terminare. Vi saluto dicendovi come sempre di iscrivervi al canale per non perdervi nessuna novità e per rimanere costantemente aggiornati sui nuovi contenuti. Per gli stessi motivi vi invito anche a cliccare sulla campanellina e detto questo io vi saluto, vi ringrazio e noi ci rivediamo in un prossimo video.